Buongiorno a tutti e benvenuti a Miami, Florida. Allora, Miami è divisa praticamente in due, c'è Miami città, che è sulla terraferma, e Miami Beach, la più famosa Miami Beach dai film anni 80, che di fatto è un'isola di fronte a Miami e collegata con tre ponti alla terraferma. E diciamo che la parte più interessante, la quasi totalità delle cose interessanti che ci sono a Miami, sono su Miami Beach. Sicuramente una di queste è Ocean Drive, la strada dove hanno girato appunto i film anni 80 tipo Miami Vice, e che è stata preservata così da fine anni 60 praticamente, tutto in Art Deco, e sicuramente è la zona che vale la pena visitare. La spiaggia di Miami Beach sicuramente è più famosa che bella, sembra di essere a Cesenatico anni 70, ma le cose sicuramente affascinanti sono le postazioni dei beach guard, lifeguard, che sono tutte colorate appunto e sono state mantenute nel design originale degli anni 60. Miami Beach è sicuramente la parte più turistica di Miami, ma non siamo sicuramente venuti qua per spiagge e surf, ma perché è una zona che è completamente un po' vintage, diciamo così. Il denominatore comune è l'Art Deco, a noi piace tanto, c'è una comunità enorme di cubani, Cuba è veramente un tiro di schioppo da qua, qualcuno mi sembra che abbia anche provato e ci è riuscito ad arrivare a nuoto, e i messicani, tant'è vero che si dice che il 60% della popolazione parli spagnolo, e naturalmente questo si vede in maniera preponderante. La maggior parte dei locali, quelli belli, sono i latinoamericani, i locali made in USA si vedono lontano un chilometro e sono assolutamente di doppio gusto, e quindi questo porta anche ad avere un livello della cucina non indifferente, si mangia veramente bene. Naturalmente su Ocean Drive, il lungomare, c'è il museo dell'Art Deco. Piccinin, ma vale la pena. Se non altro per comprare qualche ricordo vintage, c'è il negozietto. Allora, se volete venire a rilassarvi un pochettino, un bel posto è il Morningside Park. Vi fate portare direttamente da un Uber, da un taxi, e praticamente è il parco sul waterfront di Miami città. Inizia così. Allora, Miami Beach è sicuramente un posto carino da passare qualche giorno, spiaggia, hotel locali,
Il resto della città invece non ci ha entusiasmato per niente. Passati da Little Havana, Little Haiti, trappole per turisti. Però c'è un quartiere che sicuramente vale la pena venire a vedere ed è Wynwood. Perché? Perché è completamente ricoperto di murales. Angoli sicuramente da venire a vedere a Miami Beach è il giardino botanico. Non è enorme, ma veramente veramente bello, pieno di piante tropicali e c'è un angolo anche Japan con le carpe rosse, quelle cose lì. Assolutamente gratuito, che negli Stati Uniti già è qualcosa di eccezionale, e c'è anche un angolino con i tavolini, le panchine, dove ci si può fermare per riprendersi un attimo, e sicuramente è un posto dove, in una città che si muove sempre, da visitare qui è veramente un angolo di tranquillità. Se vi trovate a Miami e avete una bella giornata da spendere, sicuramente vale la pena assolutamente andare nel Parco Nazionale delle Everglades, che è la zona, il parco nazionale di palude più grande del mondo. E trovate sul canale un video dedicato a questa zona e sicuramente vale la pena farci un giro, perché è una situazione veramente unica. Allora, in molti si fanno sempre la domanda negli Stati Uniti come funziona per le mance, obbligatoria, non obbligatoria, quanto bisogna metterci e come vanno appunto distribuite le mance. Qua hanno risolto il problema. In qualsiasi ristorante locale che andate vi trovate direttamente in conto il 20% di service charge, così per tagliare la testa al toro. Allora, istruzioni per l'uso: la maggior parte dei cellulari prodotti in Europa o comunque fuori dagli Stati Uniti hanno problemi con le SIM americane. L'unica che abbiamo trovato non aver nessun problema, essere quasi decente come tariffa per avere sempre i dati a portata di mano, è Leica web, Leica Mobile. Quindi andate direttamente in uno dei 1500 negozietti che vi offrono il servizio di riparazione e collegamento cellulare, tutto il resto, chiedete direttamente per il Leica Mobile e sicuramente non vi darà problemi con il vostro cellulare. Quelle, le compagnie standard di solito danno problemi o addirittura proprio non riconoscono il cellulare. Il nostro tempo a Miami sta finendo. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia di spunto per la vostra visita a Miami. Se avete gradito, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.